Mercoledì 16 e 23 settembre alle ore 17 nella Biblioteca della Regione Piemonte proseguono le conferenze di approfondimento legate alla mostra sulle esposizioni internazionali di Torino tra 800 e 900. La mostra in via Confienza 14 a Torino rimarrà aperta fino al 25 settembre. L'ingresso è libero. Che cosa hanno significato per Torino le esposizioni internazionali a cavallo tra l'800 e il 900? È stato un momento glorioso della storia cittadina durante il quale si sono fondate le basi di grandi sviluppi economici, grandi sviluppi commerciali della conoscenza di Torino. Se facessimo un rapporto con l'Expo di Milano, sicuramente la risonanza a livello mondiale fu ancora maggiore. Pensiamo che ci furono oltre 6 milioni di visitatori nell'esposizione di Torino del 1911, prendendo in esame la più nota forse in assoluto, con una ricaduta economica e con dei risultati, mentre molto spesso le esposizioni universali o generali o internazionali lasciavano una ricaduta non particolarmente positiva per i residui debiti e così via. A Torino tutto andò per il meglio e quindi andò bene la manifestazione, lasciò un'eredità per il futuro e soprattutto non costò esageratamente dal punto di vista del peso sui contribuenti. Tra le esposizioni dimenticate che ricordiamo nella conferenza abbiamo in particolare quella del 1902. Perché un'esposizione dimenticata? Ma in realtà non è stata dimenticata, tant'è vero che nel 1994 ne è stata fatta una, diciamo, chiamiamola una riedizione, riportando moltissimi degli oggetti presenti nella prima edizione. È stata un'esperienza abbastanza interessante, però dimenticata a fronte di tutte delle altre che avevano, secondo alcune, avevano un carattere più industriale e quindi questa, essendo a loro parere un'esposizione artistica, era un po' considerata a lato. In realtà l'esposizione di arte decorativa moderna del 1902 è stata altrettanto industriale delle altre, forse anche di più. È stata quella che ha poi segnato di fatto il destino industriale di Torino. Se a Torino ci sono state molti designer, ci sono stati molti carrozzieri e così via, non è un caso. È gente che si è formata sul clima che si era creato in quell'esposizione.